Eccoci insieme, sono le 9:15 minuti e soprattutto do il benvenuto a un analista di geopolitica che è già un'amica di Padre Pio TV, anche se è la prima volta che stiamo insieme giornalisticamente. Maria Grazia Labellarte, ben trovata. Salve, salve. Maria Grazia si è un po' spostata, il suo volto adesso è un po' tagliato. Se può tornare come eravamo prima, forse meglio. Perfetto. Naturalmente il punto cruciale è che lei ci può aiutare a capire che cosa sta accadendo. Vogliamo partire proprio da questi momenti, quali sono gli input che le sono arrivati su quello che accade e accadrà nelle prossime ore. Allora, diciamo per quanto posso rilevare, importante sarà il discorso che farà entro le ore 19 il presidente degli Stati Uniti, Biden, perché potremo capire anche un po' geopoliticamente come intende muoversi la potenza americana a sostegno di Israele. Questo è molto importante. Per quanto riguarda i nuovi attacchi, Israele in questo momento sta perpetrando la sua, diciamo, controffensiva e quindi hanno già dichiarato di non prevedere nelle prossime ore degli accordi di pace, per cui la striscia di Gaza in questo momento è sotto assedio. Continuano anche gli attacchi da parte di questo movimento politico molto, molto forte, ovvero quello degli Hezbollah, i libanesi, insomma, movimento politico libanese, e Hamas, anche il gruppo terroristico di Hamas, continua a non sostenere un dialogo. Abbiamo visto. Importante, Ah, prego, prego, continui, continui. no, dico, è molto importante anche nelle ultime ore, proprio nelle ore notturne nostre, c'è stato questo appello di Abu Mazen, cioè dell'autorità palestinese alle Nazioni Unite, perché l'autorità palestinese chiede la pace e chiede la fine di questi attacchi terroristici. Cioè, quello che è importante sottolineare è che l'attacco, il più grande attacco degli ultimi anni perpetrato allo Stato di Israele è stato fatto da un gruppo terroristico, attenzione. E questo ci deve far riflettere. Perché? Perché molti analisti israeliani puntano il dito proprio sulla politica degli ultimi mesi del primo ministro Netanyahu, che ha portato ad un'apertura del gruppo terroristico di Hamas e ad un indebolimento dell'autorità palestinese. Ecco, E lei ha detto quindi già molte cose importanti. Io se la fermo è proprio perché se continuiamo con tanti concetti uno dietro l'altro non si imprime nessuno sì, nella memoria. Quindi pa quando esatto. parlo io è come se facessimo respirare un po' la mente a chi ci segue. Avete visto, dico ai telespettatori, anche la rivista Difesa Online, di cui appunto la nostra gentile ospite è collaboratrice, e approfitto, oltre a, naturalmente, a immagini da una delle testate più importanti di Israele che è Haaretz, ma restiamo appunto su difesa. Voi analisti, dottoressa, siete coloro che viene interpellato sia dai militari che dalla politica, quindi siete coloro che hanno i segnali prima degli altri rispetto a quanto dovrebbe accadere. Siete insomma gli esperti. Che cosa è potuto diciamo, essere mancato di così enorme perché non arrivasse a Israele un avviso, un campanello, soprattutto appunto stante la capacità storica di questo piccolo Stato
di saperli interpretare. Lo sappiamo tutti, i servizi segreti, sia militari che civili, Mossad e Shin Bet israeliani, insegnano agli altri come si fa. E tra l'altro anche la popolazione in Israele è molto più attenta a tanti piccoli segnali, proprio perché sanno che potrebbero subire attacchi terroristici da un momento all'altro. Ci dia, se possibile, una risposta. Capisco che è complicato. Allora, guardi, io questa risposta non gliela posso dare perché neanche gli analisti israeliani in questo momento possono darla. In che senso? Allora, sicuramente è chiaro che c'è stata una falla abissale da parte dei servizi, sia interni che esterni, Mossad esterni, Shin Bet interni. Per cui l'attacco perpetrato sia via aerea che via terra è in un certo qual senso sfuggito di mano, ma a mio modesto parere, data l'inquietudine interna attuale dello Stato, cioè Hamas ha potuto approfittare proprio per il malcontento, ecco, all'interno dello Stato di Israele e della popolazione nei confronti dell'attuale governo. Ma paradossalmente, quindi, Hamas aveva forse più insider rispetto al contrario, cioè saranno probabilmente stati loro ad avere il polso della situazione, come ai vecchi tempi aveva Israele rispetto all'avversario. Altrimenti perché scegliere adesso? Perché scegliere di farlo ora? Sì, è chiaro che questi attacchi vengono, stiamo parlando di un attacco che viene definito il Pearl Harbor israeliano. Quindi, voglio dire, abbiamo nella storia... Quindi peggio dell'11 settembre, lei mi sta dicendo. Pearl Harbor, ricordiamolo. Dal punto di vista terroristico, come attacco terroristico, è equiparabile. Dal punto di vista dell'attacco militare è anche questo, e della sorpresa, ecco, mettiamola così, della sorpresa, viene definito la nuova Pearl Harbor. Adesso Pearl Harbor ha avuto ancora più, insomma, speriamo, insomma, che al momento si riesca nel più breve tempo possibile a fermare questa carneficina, perché parliamo al momento di circa 700 morti palestinesi e di quasi 1000 israeliani, e ci sono i feriti non sappiamo quanti moriranno. Prima vedevo nell'home page di Arez 1500 palestinesi, l'abbiamo appena visto passare. Adesso, due volte nelle ultime ore forse sono stati, sì, quindi è un raddoppio rispetto alle ultime cifre. Sta parlando dei morti? Sì, dei morti palestinesi, appunto. 1500. Probabilmente questi sono dovuti anche agli ultimi attacchi. Parla proprio di cadaveri di militanti di Hamas, quindi è la fonte israeliana. Quindi. Sì, parliamo di fonte israeliana, sì. Certo. Ok, quindi ripetita. Ma non penso allora, che gonfino le cifre. Comunque questo cambia, diciamo, molto, ma anche poco rispetto al ragionamento. Devo dire, paradossalmente, cioè, stiamo parlando di una carneficina dove non c'è da bere, no? Certo, dire, non cambia niente come sostanza, l'abbiamo detto. Voglio dire, per quanto mi riguarda, proprio perché, diciamo, sono innamorata della pace, e in questo momento spero solo che questa situazione si rientri nel più breve tempo possibile. Io ripeto, confido in questo discorso che farà Biden, perché allora qui in questo momento chi può peggiorare la situazione è soltanto l'Iran che al momento, allora, io leggo molta stampa italiana accusa, tra virgolette, l'Iran di aver aiutato Hamas a perpetrare gli attacchi.
Questo al momento non è ufficiale e non possiamo dirlo. Quello che possiamo dire, anzi, che ci dicono gli stessi analisti israeliani, la stessa stampa analitica israeliana militare, Hamas è stato finanziato dal Qatar. Quindi qui al momento l'Iran è presente Quindi il solo. Qatar, parliamo di uno stato piccolo che finora non era uscito molto, diciamo, a parte forse voi, come addetti ai lavori, non si conosceva come, ad esempio, l'Iran come fomentatore di terrorismo e finanziatore. Chiedo scusa, il Qatar ha sempre supportato gruppi terroristici, talebani, jihadisti, è fondamentale questo ricordarlo nella storia. Per cui, ecco, è questo che gli israeliani rimproverano all'attuale governo, di aver permesso che il Qatar potesse finanziare Hamas. E quindi, se il governo di destra del primo ministro avesse invece, anziché indebolito l'autorità palestinese, l'avrebbe rafforzata, se l'avesse rafforzata sulla striscia di Gaza, probabilmente questo attacco non ci sarebbe mai stato. Guardi, lei è Quindi, stata molto chiara su diversi fronti, la ringrazio veramente. Ricordo la rivista, anche se è una rivista ovviamente specializzata, Difesa Online, e le volevo tanto fare un'altra domanda proprio relativamente a come cambieranno le cose nel prossimo futuro dal punto di vista dell'interpretazione dei segnali che arrivano, per voi esperti. Non abbiamo tempo di questo. Ma naturalmente io la prenoto per un'altra volta in cui così ci racconterà anche il suo legame. Lei è di Valenzano, proprio con Don Domenico Labellarte, che naturalmente i nostri telespettatori ricordano come una figura che ha avuto la vita completamente indirizzata da San Pio da Pietrelcina. La ringrazio tanto, buon lavoro. Ringraziamo noi voi per averci dato voce. E do subito la linea alla regia.